Konnichiwa a tutti, sono Moreno e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi, per far contento chi non è appassionato di lingua italiana, vi farò la mia personalissima recensione del Blu-ray 4K americano di Starship Trooper, film targato 1997 da Paul Verhoeven, regista di Robocop, e il suo stile oggi mi manca tantissimo. Cosa dire di Starship Trooper? È un film fantastico, l'abbiamo sicuramente visto tutti, io avevo bruciato la VHS, ho bruciato il DVD e non trovo più il Blu-ray. Però ho preso già a ottobre, ho avuto tempo solo adesso di vederlo, il Blu-ray 4K. Da noi non è uscito, quindi all'interno di questo disco non c'è l'italiano. Il film è distribuito in America da Sony, mentre in Europa era distribuito il Blu-ray dalla Buena Vista. Quindi i diritti erano della Buena Vista la distribuzione. Chissà se la Buena Vista, mamma Disney, lo farà uscire anche da noi. Il fatto che è un gran bel disco e ormai sono passati 2 anni dalla sua uscita in America, quindi io dico che non uscirà proprio mai in Italia. Ma passiamo subito al video. Presentato nel suo formato originale 1.85:1 e avente un nuovo restauro e master 4K, il film si presenta benissimo. Occhio, ci sarà tanta grana nelle scene in interni. Il film è stato ripreso in pellicola 35 mm, ha molti effetti speciali girati anche in Vista Vision, il formato allargato, cioè vi spiego velocemente, la pellicola 35 mm presenta vari fotogrammi quadrati se girati in anamorfico schiacciati, che poi vengono deschiacciati in fase di proiezione. Il Vista Vision sfruttava il fotogramma per lungo nella pellicola, quindi si aveva una maggiore dimensione del fotogramma e anche una qualità maggiore. Questo formato è stato usato per gli effetti speciali. Gli effetti speciali sono un misto di modellini CGI. Vi ricordo che era il 1997, insomma, era ancora l'inizio della CGI in cui si sperimentava in tanti generi diversi cinematografici. Diciamo che nelle scene dal vivo e specialmente di giorno la grana è quasi assente, una grana leggera, grana colorata è quasi assente, la nitidezza è paurosa, specialmente i primi piani, anche all'inizio lo spot televisivo, noi combattiamo, tu combatti, tutti che ridono quando si fa avanti il ragazzino, si vede il sudore sulla faccia, anche le inquadrature di Rico, verso la fine c'è una scena che mi ha colpito tantissimo, viene inquadrata la faccia e gli occhi hanno cioè si vede l'umidità dell'occhio, è pazzesco. Guardate i capelli quanto dannatamente sono fighi e nitidi. Ovviamente però nelle scene in interni con carenza di luce la grana aumenta. Molti effetti speciali, per esempio quando vanno sul pianeta a combattere ci sono i due arachnidi grossissimi, quelli che sparano le palle blu verso lo spazio. Il primo in primo piano è bello nitido, pulito. Il secondo sullo sfondo c'è un leggero aliasing sul personaggio animato in 3D, data anche la risoluzione con cui è stato animato e poi sovraimpressionato sulla pellicola. Ho notato una cosa del genere anche su qualche astronave, su qualche ripresa nello spazio. Insomma, parliamo anche di una CGI vecchia, magari chissà a quale risoluzione hanno animato i personaggi. Però il film è bellissimo, l'immagine è bellissima, l'HDR10 dà una mano secca dove ci sono i colori, il blu delle palle che sparano gli arachnidi, la scena del ballo alla scuola, tutti i fuochi d'artificio colorati sono bellissimi. Insomma, quando ci sono dei colori accesi, li vedrete davvero bene. Ma il film, dato che ha una fotografia particolare, rimane sempre un po' desaturato e rimane sempre sul giallo per tutto il film. La rivoluzione dell'HDR è quando ci sono i colori. Il nero è veramente profondo nelle scene spaziali o anche nella caverna finale, quando vanno a trovare il mega arachnide, il boss di tutti i boss. È veramente profondo. Il salto con il Blu-ray vecchio è abnorme. Il film, che era distribuito su Blu-ray in America dalla Sony, è contenuto qui all'interno, ormai il Blu-ray è del 2008-2007, se rammento bene, e in Italia era distribuito dalla Buena Vista, come avevo detto. L'immagine era VC1 compressa in Europa, AVC
in America. Il master di partenza era sempre lo stesso e il dettaglio era sempre lo stesso. In 4K è tutto un altro mondo. Veramente una gran figata di video, ma sappiate che da pellicola e ci sarà molta molta grana in tante tante scene. Audio. L'audio qui all'interno ha un nuovo remix Atmos. È presente anche una traccia di TSHD Master Audio 5.1, anche lo spagnolo e il francese in Dolby Digital 5.1. Nel nostro Blu-ray vecchio europeo, che trovate ancora adesso da Amazon a un prezzo ridicolo, c'era l'italiano in DTS 5.1 e l'inglese era PCM. Però il remix Atmos presente in questa edizione è veramente fantastico. Facendo poi i paragoni, subito l'ho vista in Atmos e il giorno dopo ho guardato moltissime scene sentendo Atmos e DTS HD Master Audio. La differenza è abissale, già solo quando gli arachnidi camminano nel pianeta, c'è quella mandria di arachnidi che cammina, poi arrivano i caccia e li bombardano. Ok, nell'Atmos i caccia passano su, nel DTS il suono rimane dietro. Ma proprio la spazialità del suono è tutta un'altra cosa in Atmos, l'hanno remixato veramente da Dio. Passaggi sopra la testa, ce ne sono molti, quando appunto sparano le palle blu verso lo spazio, cioè loro cercano di evitarli con l'astronave, quando li evitano le palle passano sopra la testa, anche qualche porta chiusa, pss, si chiude sopra, qualche effetto giocherelloso c'è, ma è proprio l'ambienza, soprattutto la musica, ne giova tantissimo, è veramente, veramente alta, è una traccia Atmos veramente fatta bene, in cui si sente tantissimo il passaggio dalla vecchia traccia alla traccia a oggetti, specifica del Dolby Atmos, veramente una grande traccia. Extra, gli extra sono gli stessi del Blu-ray vecchio e del DVD vecchio, infatti sono tutti presentati in SD, stiamo più o meno sull'oretta e mezza, togliendo il commento degli attori e il commento del regista, sono molto interessanti, al qualcuno commerciale, sapete come si usava una volta, sì, ho fatto quel film, è stato molto divertente, insomma cosette così, però c'è anche qualche approfondimento sul film, c'è un interessantissimo documentario di mezz'ora, scene eliminate, comparison tra film e storyboard e pre effetti speciali e dopo effetti speciali, veramente interessante. Starship Trooper, lo so, vi rode perché non c'è l'italiano, ma l'avete già visto 50 volte come me, anche se ve lo sentite in un Atmos spettacolare, veramente rimixato bene, è un'immagine 4K che per il 70-80% del film dà solo soddisfazione, il restante purtroppo è per limitazioni di ripresa, per gli effetti speciali vecchi, ma io ve lo straconsiglio, lo so è dall'America, però se cercate un po' qualche offerta la trovate, non posso che straconsigliarvi Starship Trooper in Blu-ray 4K. Veramente un grandissimo disco, grande video e grande audio. Ok, per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se volete supportare il canale, condividete se volete supportare sto maledetto canale. Grazie della visione e sayonara a tutti, alla prossima puntata, bye bye.